Allora ragazzi, quello che vedete in queste immagini è la preparazione del piano di posa delle fondazioni, quindi sono stati fatti gli scavi. In questo caso le fondazioni saranno delle fondazioni a travi rovesce, infatti vedete che non è stato scavato tutto, questo è un modo anche per risparmiare ovviamente. Rimane una parte di terreno che resta in piedi e le fondazioni girano intorno, vedrete nei prossimi episodi, come prossimi video, come vengono posate e armate le fondazioni. Alla base, come potete vedere, c'è un getto, che è il magrone, che è un getto, diciamo, di pulizia e di realizzazione di un piano di posa, quindi serve come piano di posa e come pulizia per lavorare. Di solito si aggira tra, diciamo, i 10-15 cm, non di più, e può essere fatto anche con un cemento di più bassa classe di resistenza rispetto a quello che viene utilizzato poi per le sovrastrutture. E da qui poi, appunto, appena arriverà il ferro, cominceranno ad armare le fondazioni e vi farò vedere come vengono armate. Se fosse stato un tipo di fondazione diverso, che magari capita l'occasione di farvi vedere in un altro video, ci poteva essere una platea con tutto, diciamo, l'area di getto con un medesimo scavo, diciamo, di una spianata. Però in questo caso il tipo di fondazione adottato, per varie motivazioni che possono essere appunto economiche, possono essere in questo caso in realtà il piano di posa. Cosa vuol dire il piano di posa? Cioè il livello a cui le prove geologiche hanno dato un terreno comunque idoneo ad appoggiare le fondazioni non era molto in profondità, quindi eravamo secondo me sotto gli 80 cm. Siamo stati leggermente più bassi per il dimensionamento delle fondazioni, quindi insomma è tutto in allineamento con quello che è stato fatto. E quindi questo è un pochettino quanto. Adesso nei prossimi video, appunto, vedrete la realizzazione delle fondazioni. E noi ci vediamo appunto nei prossimi video.